La prima seduta, le attese, fino ad ora la città metropolitana non si è capito di che cosa si tratta, in realtà riguarda Napoli, ma anche la sua, una delle province. Allora, lei qui è il sindaco di Napoli, ma è anche il presidente dell'area metropolitana, una istituzione che in realtà fino ad ora si è molto identificata con la città di Napoli, e però l'area metropolitana riguarda tutta la ex provincia, quella che è la provincia di Napoli, una delle aree più conurbate e problematiche d'Italia. Ma infatti oggi sono contento dell'insediamento del Consiglio metropolitano. I consiglieri saranno fondamentali per far vivere di più questa istituzione, che deve andare al di là degli schieramenti politici, grande attenzione ai territori, ai comuni, alle città, perché abbiamo grandi opportunità davanti. Ed è anche una coincidenza importante che domani si firma tra la città metropolitana di Napoli e il governo il cosiddetto patto per Napoli, che non è Napoli città ma è Napoli città metropolitana. Senta, la sua priorità, la sua prima emergenza da affrontare come presidente della città metropolitana? Ma innanzitutto di fare squadra, di far sentire che questa è un'istituzione che sta al fianco dei territori, e questo dipende molto dai consiglieri metropolitani e anche dagli altri sindaci. E quello di continuare a fare quello che finora ho fatto un po' da solo, devo dire, come sindaco della città metropolitana, cioè quello di consolidare le risorse, gli interventi su quelle che sono le materie della città metropolitana, cioè scuole, dissesto idrogeologico, strade, pianificazione urbanistica e anche tante opportunità con i lavoratori e le società partecipate. Pensiamo ai rifiuti e pensiamo alla mobilità. C'è un grande lavoro da fare, incominciamo a ragionare sempre di più che i confini sono cambiati e dobbiamo discutere come città metropolitana all'interno della quale ci stanno 92 comuni e non c'è nessun napolicentrismo. Grazie. C'è una richiesta per domani per Renzi che poi per il resto possiamo parlare dopo, perché